Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 18 luglio curate dalla nostra redazione. Nicosia, la villetta comunale via Umberto dedicata alla memoria della vittima di mafia Antonino Burrafato, molto probabilmente sarà nuovamente fruibile dalla prossima settimana. Sono stati conclusi dalla ditta incaricata i lavori di manutenzione del muraglione di via Livolsi, sopra il quale sorge la villetta. Da tempo problemi di stabilità statica dell'intera struttura avevano posto un serio problema alla sicurezza dell'intero sito. Per questo motivo si era transennata l'intera area sottostante la villetta e la stessa era stata chiusa al pubblico. I lavori sono stati conclusi, la pavimentazione è stata sistemata, occorrerà ora una pulizia generale e soprattutto ripristinare i giochi per i più piccini. Nei prossimi giorni alcuni giochi funzionanti situati a Santa Maria di Gesù verranno spostati nella villetta Burrafato, mentre nuovi giochi verranno installati non solo presso il Belvedere ma anche a Villa d'Oro. Nicosia, ammonterebbero ad appena 114.000 euro i debiti del comune nei confronti del lato N1, questo è quanto ha rilevato il dirigente della ragioneria Giovanni Licalzi. Secondo la regione i debiti ammontano ad 1.343.000 euro e per questo motivo la giunta era stata commissariata, così come altri 19 comuni della provincia. Il debito risale al solo 2013, mentre per il 2014-2015, secondo la ragioneria del comune di Nicosia, è in regola con tutti i pagamenti. Nei giorni scorsi si era insediato il commissario ad acta Giuseppe Carapezza. L'amministrazione aveva chiesto 10 giorni di tempo per relazionare dettagliatamente il funzionario regionale e trasmettergli gli atti. Tra i debiti conteggiati dai commissari del lato, servizi mai resi ai cittadini. Sono invece 2 milioni di euro per anticipazioni fatte dal comune al lato negli anni 2005-2006, debiti riconosciuti tra l'altro da un collegio arbitrale nel 2008 nei confronti del comune di Nicosia, anticipazioni mai restituite e che si sta valutando di compensare con i 114.000 euro appena accertati. L'azienda sanitaria provinciale di Enna ha ottenuto il primato regionale per la copertura vaccinale relativamente alla corte nati 2012 a 24 mesi con l'ottimo risultato del 97,7% di copertura per i vaccini obbligatori e del 95,2% e del 95,1% rispettivamente per le vaccinazioni antimorbillo, rosolia, parotite e varicella, avendo raggiunto e superato le coperture indicate dalle direttive ministeriali ed assessoriali. Risultati superiori alla media regionale sono raggiunti per tutti gli altri vaccini disponibili, un risultato essenziale per la salute pubblica che però rischia di essere per il futuro condizionato negativamente da alcuni fattori esterni. Il dottor Salvatore Madonia e il dottor Franco Belbruno del servizio epidemiologia dell'ASP di Enna spiegano che si evidenzia sempre più frequentemente una perdita di fiducia dei genitori sulle vaccinazioni, legata spesso a disinformazione e alle insufficienti consapevolezza delle complicanze delle malattie naturali. La totale adesione a tutte le vaccinazioni disponibili nei primi 15 mesi di vita comporta la necessità di almeno 9 accessi vaccinali. La diversificata e sempre più numerosa offerta può comportare un'aumentata frequenza di effetti collaterali, molto spesso di modesta entità e facilmente controllabili, ma in termini di riduzione del rischio per la popolazione di contrarre le malattie naturali e le complicanze ad essa associate, il confronto è senza dubbio nettamente favorevole. Assoro, aree wifi libere e gratuite per i cittadini e i visitatori del comune di Assoro. Nelle piazze principali sarà possibile navigare gratuitamente collegandosi al Simple Spot comune di Assoro wifi free che il cittadino potrà individuare attraverso il wifi del proprio dispositivo cellulare, tablet o notebook. La registrazione avviene in poco più di 5 minuti in modo semplice ed immediato. Basta inserire il numero di cellulare ed una casella email valida, non occorre l'inserimento di dati personali. Successivamente verrà fornita una password che permetterà l'accesso al servizio. La registrazione si effettua una sola volta, è gratuita ed è valida per tutti i punti della rete Simple Spot esteso in tutto il territorio nazionale. L'amministrazione del comune di Assoro merita apprezzamenti per la grande apertura verso le nuove tecnologie, dimostrandosi in questa occasione puntuale e all'avanguardia. Enna, da sabato su internet sarà possibile vedere le prime immagini del nuovo film di Davide Vigore dal titolo La compagna solitudine. Il film racconta di Massimo Chiappini, 73 anni. Un uomo che ha sempre cercato la felicità nella molteplicità dei rapporti con ricchi borghesi, nobili, politici, attori, intellettuali, artisti e specialmente le donne. Oggi una malattia lo costringe a chiudersi nella sua casa barocca, conscio che il suo futuro si va velocemente esaurendo. La notte la sua insonnia lo porta a vagare tra i ricordi, nella sua casa vive la sua pseudofamiglia, Mariangelo, una ragazza di 30 anni, e suo figlio Alex di 11, tre solitudini che si fanno compagnia. Sullo sfondo Roma, una città affascinante ma terminale, come lo stesso Massimo.
Il film uscirà in autunno e la prima è prevista a Roma ad ottobre, ma già lunedì prossimo, 20 luglio, presso il Festival del Cinema Internazionale di Frontiere di Marzamani, ci sarà un'anteprima del film. Il film è stato prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, la fotografia di Nunzio Gringeri, il montaggio di Andrea Valentino, il suono di Giovanni Rosa e le musiche di Silvia La Porta. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curata dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.